Una vera stangata, gravata dall'assenza di segnali, in grado di far ben sperare per il prossimo futuro. Dopo la pandemia, la nuova emergenza legata ai rincari nel settore energia sta provocando un duro colpo a consumatori e imprese, sempre più in difficoltà con i pagamenti. Negozi che chiudono, famiglie che chiedono rateizzazioni e molte aziende costrette a bloccare la produzione oppure ad attivare la cassa integrazione. Le bollette dell'elettricità continuano nella loro folle corsa al rialzo. Nel quarto trimestre l'impennata sarà del 59%. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia tipo nel 2022 sarà di 1.300 euro, più del doppio rispetto ai 632 euro del 2021. Come affronteremo questo inverno? L'affronteremo spendendo meno. Quindi bisogna risparmiare. Su che cosa? Su vestiti, su quello che si può risparmiare. Anche perché gli stipendi e le pensioni rimangono le stesse. Non sono cambiate di una virgola, anzi. L'hanno diminuita della pensione, l'hanno diminuita di 20 euro, non si riesce. Quindi i viaggi così, zero. Secondo lei il governo dovrebbe stanziare o fare qualcosa in maniera immediata? In maniera immediata, però deve essere che si va avanti per il futuro, non solo per oggi. Lei come l'affronterà l'inverno? Con molta difficoltà, sono pensionata, la pensione chiaramente è quella. E con tutti gli aumenti che ci sono, non solo le bollette, ma anche i prezzi dei beni principali, primari, sono aumentati, sono andati alle stelle, per cui non riesci più a sostenerle le spese. Ecco. Secondo lei cosa il governo avrebbe dovuto fare o si doveva muovere prima a livello nazionale per evitare questa situazione? Certo, si poteva muovere prima, però ho la sensazione che comunque anche chi adesso andrà al governo e cercherà di porre qualche rimedio, in realtà non so se ci riuscirà. E alla resa dei conti chi ci rimette sono sempre le persone che non è che hanno chissà che stipendio o che pensione, come nel mio caso. Da ottobre, caro bollette, prezzi alle stelle, come si affronterà, come si andrà avanti in questi mesi? Bisognerebbe che qualche associazione si prendesse in carico questa cosa attraverso i non pagamenti, perché è l'unica cosa che fa, secondo me, potrebbe fare qualcosa. Credo sia abbastanza evidente per chi segue un po' le cose, sembra solo speculazione, perché sia dal punto di vista del costo del gas è quello di sempre, quindi voglio dire ci stanno speculando delle grandi aziende internazionali e stanno macinando utili enormi alle spalle di persone che in teoria non possono far niente perché non ci tutela in realtà nessuno, la politica non ci tutela, anzi è a loro servizio e le varie associazioni sono tutte comunque elette dalla politica, quindi non seguono i cittadini, nessuno fa gli interessi dei cittadini, purtroppo la realtà è questa. Quanto le è arrivato? Beh, io vivo da solo, quindi mi è arrivato 3 volte di più, 200 euro in 2 mesi. Prima pagavo un terzo. Una situazione molto difficile. Purtroppo dobbiamo stringere tutti. Lei cosa farà per risparmiare quest'inverno? Accenderemo di meno sia il riscaldamento che la luce. Oppure andare in un paese dove il riscaldamento non ci vuole. Speriamo che si fermi questo mercato, se no finché riusciamo paghiamo, quando non riusciamo più vedremo. Al momento non attueremo aumenti, però speriamo che si fermino queste bollette. La cifra? 2.300 euro. Rispetto a? A 500. È diventata una situazione molto brutta che non pensavo che arrivavamo a questo. Cosa vogliamo fare? Il governo bisogna che abbassa le tasse, qualcosa bisogna che fa, perché mi sa che la situazione... Chi ha una pensione di 500 euro come fa a pagare una bolletta da 1000 o 1500? Spegne tutto e che sta con il plaid a sto punto, se no bisogna fare una gran rivoluzione, perché è quello, siamo arrivati a un punto proprio...